Presso il Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania continua la rassegna Teatro del Sorriso, Premio Solidarte 2018. Sabato 24 alle ore 21 sarà di scena la compagnia I Triatisti di Marina di Camerota, che porterà in scena Angela Rosa Schiavone, Scarpe Doppie e Cervello Fino di Gaetano Di Maio. Intanto sabato scorso ha avuto luogo il terzo appuntamento con la commedia musicale L'Uomo Più Forte di Raffaele Speranza, proposta dalla compagnia Actor Sud di Castellabate. Scritta sotto forma di parodia, la commedia racconta il percorso di riabilitazione che Eracle intraprende dopo che in un momento di follia ha sterminato la sua famiglia. Attraverso le fatiche che dovrà compiere, egli imparerà a controllare la sua smisurata forza. Da maschio diventerà uomo, un essere complesso nel quale convivono istinto e razionalità. Nel curare la regia dello spettacolo, Raffaele Speranza ha voluto mettere in un unico contenitore il classico e il moderno, mixando fra loro pezzi, musiche, battute di altre opere, film e programmi televisivi, che danno alla messa in scena un sapore inaspettato e di sorpresa continua. La finalità del Teatro del Sorriso, patrocinata dal Comune di Vallo con la collaborazione della Fondazione Alario e della Fondazione Grande Lucania di Vallo, è quella di promuovere e sostenere la manifestazione di solidarietà La Vacanza del Sorriso, attraverso la quale ogni anno, grazie alla generosità e alla collaborazione di migliaia di volontari e partner, vengono ospitate nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni centinaia di bambini e ragazzi onco-ematologici con le rispettive famiglie provenienti da tutta Italia per trascorrere un soggiorno settimanale gratuito. Scusa, dove lo metti di Maria? Forse ha ragione mia moglie, i figli nati dalle altre, tutte tocche. Dobbiamo fermare, tu non sai di cosa è capace. Donna gelosa, donna pericolosa.